Mm. you. -hmm. Ben ritrovati a punti di vista, ricomincia il nostro programma dopo una pausa di qualche mese. Abbiamo attraversato la zona arancio, la zona gialla. Tra poco arriveremo in zona bianca. In questi ultimi mesi a quest'ora siete stati abituati a vedere il format. Non sarà più come prima. Io voglio ringraziare quelli che io ho sempre definito i miei compagni di viaggio: Alberto De Franceschi, Nicola Brugiolo, Alberto Diana e ovviamente il i registi di Telecittà, è finita questa, questa, questa nostra trasmissione serale che poi riprenderà con la nuova stagione. Dunque, ritorna punti di vista e lo facciamo con un volto e una presenza. Questa sera, ospite l'onorevole Roberto Caon, che è insomma posso dire un amico di Telecittà, dei nostri certo. telespettatori. Grazie per l'invito, e naturalmente saluto tutti i telespettatori. Ecco, tra l'altro uh, Roberto Caon, deputato di Forza Italia, oggi è una bellissima giornata perché c'è una bellissima notizia, perché è il nuovo membro della Commissione Bicamerale per le questioni regionali, un incarico importante. Congratulazioni. Grazie, sono, sono anche un po' emozionato perché ho dedicato eh, la vita politica eh, per l'autonomia. E ritrovarmi membro di questa uh, importante commissione è eh. Tanta soddisfazione. Ecco, mi permetta di dire che comunque l'emozione che lei oggi sta condividendo con noi eh, è molto bella e io la ringrazio perché sta facendo eh, nostro anche un, questo momento importante perché noi in tutti questi anni eh, l'abbiamo sempre eh, sostenuto, abbiamo certo. condiviso tantissime tantissime cose. Sì, sì ben, prendo l'occasione per eh, ringraziare naturalmente anche voi, Telicità, ma tutta eh, quella squadra. Eh, quei ragazzi, quelle persone che eh, mi hanno seguito anche in brutti momenti eh, della mia eh, storia politica, però hanno creduto e spero che riuscire a dare eh, tutto quello che eh, ci siamo ripromessi in questi anni e di portarlo in commissione per ottenere eh, l'autonomia. Ecco spieghiamo proprio che cosa vuol dire essere membro di questa commissione, spieghiamolo ai telespettatori Beh, perché noi di autonomia ne abbiamo sempre sentito parlare, siamo andati a esprimere anche il nostro eh, parere però poi insomma questa cosa è sempre rimasta in sospeso. Beh la commissione bicamerale intanto dobbiamo spiegarla cos'è, è una commissione speciale eh, composta eh, sia dai deputati sia dai senatori dove viene composta una commissione di 29 commissari che possono essere solo dei deputati dove si va a mettere giù o a rifinire tutte le questioni che hanno a che fare lo Stato tra Stato e Regioni. In questo caso qua sembra sia arrivato veramente il momento di cominciare a discutere di, quella agoniata, eh, di quel famoso referendum che noi abbiamo fatto eh, ancora nel 2000, il 22 ottobre del 2017 e mi sembra che ci siano veramente le condizioni per andare a definire questa causa important importante per il vento. Ecco, nell'ultimo periodo poi c'è stata la pandemia, quindi per 15 mesi non se n'è più parlato, anche se qualcuno aveva abbozzato qualcosa quando magari c'erano eh, le varie argomentazioni tra le regioni, poi questa regia unica. Eh, diciamo Beh, che cosa. Eh. Intanto cominciamo un po' di storia. Eh, io eh, ho cominciato a fare politica proprio, eh, diciamo, in, nel, nel filone eh, per arrivare a portare un'Italia eh, cioè, con le regioni più autonome. Io avendo avuto a che fare con l'Austria e la Germania per tanti anni so cosa vuol dire eh, il valore aggiunto che ci potrebbe dare l'Italia a un federalismo spinto come la Germania. La Costituzione, bisogna dirlo, non è che ce lo può permettere con questa, però l'articolo quinto eh, eh, della Costituzione, eh, all'articolo 116 e 117, ci dà la possibilità di devolvere alcune funzioni dallo Stato alle regioni, naturalmente quelle regioni che hanno eh, determinate caratteristiche di bilancio, che sono state amministrate in un certo modo. Il Veneto eh, fa parte di queste regioni che si può meritare, può portare a casa queste deleghe. Certo, sempre, insomma, si dice sempre che il Veneto è una regione virtuosa, no? Sì, attenzione perché... Eh, il, il, questo tipo di autonomia in qualche caso è stato anche spacciato in maniera io da parte mia mai ho sì, qualcuno verità, ha un po', ha fatto ha un po', una sorta di confusione sì, magari... tra un federalismo eh. fiscale e un'autonomia non è che noi andremo a usufruire di un federalismo fiscale andremo a usufruire di un'autonomia cosa vuol dire che certe famose 23 materie che sono in discussione che la Costituzione consente che possono essere devolute e poi utilizzate direttamente dalle regioni, ci dà un senso di manovra politico molto più, diciamo così, molto più agile. Riuscire a manovrare certe cose noi dalla regione, continuiamo a dire che abbiamo una buona sanità, io dico si può migliorare, però insomma, è perché è figlia di un federalismo, cioè la sanità è l'effetto di cosa vuol dire il federalismo. Eh, capire che abbiamo una sanità che funziona e che costa la metà o, o, o molto meno di un'altra regione, proporzionalmente, vuol dire che il federalismo dà del, degli input. Se in vento eh, ci viene a costare, dico, faccio un esempio, adesso vado un po' a sommi capi, mi sta sfuggendo un po', però 10 miliardi, eh, e nel Lazio che hanno pochi abitanti di più, ce ne viene a costare 16, capiamo benissimo che... A pari, non a pari servizi, automaticamente c'è anche una spesa, diciamo così, folle. Certo, tra l'altro, insomma, poi abbiamo visto come la sanità veneta ha funzionato in maniera eccellente anche durante questa pandemia. Diciamo che e, ci e sono stati visto... dei passaggi buoni, dei passaggi un po' meno buoni perché non era semplice neanche capire i momenti. Certamente eh, non certo. è stato semplice, ma guardando quello che è successo in alcuni ospedali sì, di altre sì, regioni. Sì, 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 eh. no, ma, eh, diciamo che io sono sempre uno di quelli che non si accontenta mai. Mm. Allora io dico sì, siamo in una buona sanità, eh, sicuramente abbiamo un, dei, dei buoni standard, però non possiamo sempre codere di dire siamo, siamo i migliori, dobbiamo sempre crescere, sempre vedere dove c'è l'inefficienza. Non è possibile che per una prenotazione tirare ancora avanti di tutti questi tempi. Io ho una mamma eh, anziana, so cosa vuol dire adesso cominciare a interloquire con il dottore, con il distretto, con i vari dottori, non si capisce dove si deve andare. L'ignoranza anche del cittadino è, è, è palese, però. Eh, ci sono delle condizioni sicuramente a migliorare. Che poi noi stiamo godendo di una sanità che è tra le migliori d'Europa? Sicuramente sì. Io posso dirlo, sono stato miracolato da, con la sanità veneta, poi ho avuto bisogno di altro tipo di sanità, però eh, abbiamo questa, questa fortuna. Ma non è una fortuna, questa è una cosa creata dai vari presidenti della regione, dagli vari assessori alla sanità che abbiamo avuto negli anni perché non è che si costruisca la sanità sul giro dei sei mesi buona o cattiva o nel giro di, di, di pochi anni ci sono stati dei vari passaggi mh, sia anche nel periodo del tanto discusso uh, galan eh, sia che mi ricordo c'era flavio tosi che era assessore che conosco molto bene poi eh, con l'arrivo di zaia i vari assessori sono susseguiti con zaia eh, possiamo godere sicuramente di una eh, sanità eh, che al confronto delle altre regioni italiane può, può insegnare. Ecco, poi noi stiamo sempre aspettando come cittadini anche eh, questo nuovo polo sanitario eh, che sorgerà a Padova, abbiamo visto che è stato... Beh, sarebbe, sarebbe, sarebbe un, un punto d'arrivo, eh, anzi punto di partenza perché noi a Padova siamo, abbiamo sempre avuto delle eccellenze, basta pensare al primo trapianto di cuore fatto con la clinica Gallucci, con il professor Gallucci. Eh, per mantenere queste, queste, chiamiamole così, queste eccellenze bisogna sicuramente puntare a delle strutture nuove e innovative. Mm. Mi dispiace che stiamo, siamo un po' rallentati. Siamo stiamo po'... perdendo tanto, siamo, tempo. Sì, tanto tempo e nel frattempo, bisogna essere anche sinceri, stiamo perdendo anche eh, quello smalto che l'ospedale di Padova ha, ha, sempre, ha sempre goduto. Io spero che questo progetto in pochissimo tempo parti e anche venga, venga anche eh, ultimato, perché è importante ultimare i lavori, non partire e poi magari non sapere quando si finisce. perché Secondo il mio punto di vista eh, questo eh, sarebbe non un polo eh, sanitario per il Veneto, ma un polo sanitario di una certa eh, importanza a livello europeo. Cioè noi dobbiamo guardare che l'ospedale di Padova non, è non dovrà essere un'eccellenza veneto o un'eccellenza italiana, dovrà essere un punto di riferimento a livello europeo. Senta onorevole, parliamo adesso di questo periodo, sappiamo insomma, che le difficoltà economiche provocate da questa emergenza purtroppo eh, è devastante per molti, per molti settori. Da quando è arrivato il presidente Draghi l'Italia ha un volto diverso secondo lei? Sono state fatte le cose giuste? Che cosa, Guardi, qual è la sua fotografia? Io sono, sono sincero, io non ho mai... Eh... Non, cioè, non mi è mai piaciuto Renzi, eh, lo conosco ma non mi è mai piaciuto, però bisogna riconoscere in lui che ha salvato l'Italia, è riuscito a far cadere un governo Conte delle primule, dei monopattini, dei banchi a rotelle, delle siringhe che costavano sette volte di più, di, una, di un sistema di vaccinazione che non funzionava, bisogna ringraziarlo per questo e anche è riuscito a far ricomporre un governo con a capo Mario Draghi, secondo me una persona invidiata in tutto il mondo, dobbiamo sapere e riconoscere che anche Obama faceva riferimento a Mario Draghi, cioè la Casa Bianca eh, quando aveva bisogno di determinate delucidazioni eh, chiamava, chiamava Mario. E noi eh, dobbiamo anche riconoscere a questo uomo eh, delle capacità. Non fare i soliti italiani che tutto va male, tutto è brutto, tutto è cattivo e siamo sempre gli sfortunati o gli sfigati. Abbiamo questa possibilità, è, un, è una maggioranza difficile perché non è che io mi, mi siedo in commissione e domani mattina vado d'accordo con gli uomini di speranza, però eh, si cerca di trovare fuori il meglio. Di far ragionare e di capire, poi con una grande persona così capisce che noi, a livello europeo, a livello internazionale, forse abbiamo acquisito il massimo spazio, un punto di riferimento. Mario Draghi oggi non è il presidente del Consiglio eh, del governo italiano. Eh, oggi è il Presidente del Consiglio europeo, cioè è un punto di riferimento in questa grande e devastante crisi con questa pandemia, è diventato un punto di riferimento europeo. Basta solo vedere quando va in Europa, eh, con, che, con che stile e con che eh, diciamo così, eh, autorevolezza imposta eh, i suoi discorsi e le sue richieste. Certo, sicuramente è un uomo che insomma. Cioè, a crederci. Sicuramente non tutti ha una grande stima da parte. Eh, diciamo che il popolo italiano inizialmente l'aveva visto come il famoso Monti, no? il, il famoso professore che arriva qua eh, squarta l'Italia, rifà un sistema pensionistico così come viene, e mette a posto i conti, poi se ne va. In questo caso. Eh, no, eh, siamo in una guerra, stiamo affrontando una guerra e stiamo cercando di uscire da questa guerra nel miglior modo possibile stiamo facendo dei debiti, non eh, è che, che tutto questo sia il massimo stiamo creando dei debiti, dei debiti che i nostri figli e il nostro futuro dovrà affrontare però in questo momento non ci sono vie di mezzo o ho la gente in piazza eh, oppure faccio debito sono saltati tutti quei parametri europei anche discussi, anche dal sottoscritto, che io non sono mai stato così un grande, come posso dire, un, ho persona convinta di questo tipo d'Europa, Europa. Eh, ho sempre criticata, ma sapendo anche bene cosa ci poteva anche dare. In questo momento, se non avevamo l'Europa, per noi era veramente difficile potevamo fare la fine dell'Argentina che ogni qualvolta si rimette in moto poi dopo qualche anno si ritrova... Vabbè insomma guardiamo allora... Il io, guardo positivo, positivo, esatto. io guardo il positivo perché se noi cominciamo a dire ma se eh, ci ricordiamo, eh, cerchiamo di fare l'equivalenza che Mario Draghi è, è, è come è, a, a Monti, è, per, è un grosso errore che stiamo facendo. Noi stiamo, dobbiamo guardare che abbiamo l'uomo forse più invidiato in Europa. Ecco, e ovviamente c'è stata una gestione che ha portato insomma diverse misure, adesso ovviamente è in corso. Eh, è stato... Beh, già fatto stesso che eh, io mi ricordo, si parlava di uno sforamento dell'ultima con l'ultimo sostegno ibis Si parlava di 20 miliardi eh, Draghi ha detto no, no, 20 miliardi si fa niente, io partiamo con, eh, con 40 miliardi. Cioè, Capite? È Completamente un'altra volta si partiva con 20 e si finiva con 13, adesso si parte con 20, con lui si dice no, si fa un debito di 40 perché non ci sono i di mezzo, non è che sto qua a guardare, a, a tirare all'osso. Certo, ma anche perché insomma, è fondamentale riuscire a sostenere questo paese, e portarlo fuori ma da noi, questo impasse. per fortuna, che un tipo di economia, cioè l'economia produttiva, per fortuna sta andando anche, diciamo così, Relativamente bene in base ai periodi, eh, non si trovano materie prime. È un, un po' dovuto per la speculazione, è un po' dovuto anche perché fortunatamente l'economia produttiva. Abbiamo un problema enorme eh, sul turismo e su tutto quello che, che ci va dietro, dalle compagnie aeree. Eh, in primis, la Repubblica famosa eh, se questo sembra questo adesso sia arrivato il momento che verrà chiusa e verrà aperta un'altra nuova compagnia in, con altri criteri. Eh, chi si chiama ITA, eh, è ancora in fase, non dico embrionale, siamo nel mezzo, vediamo cosa, cosa riescono a fare perché la burocrazia e il sistema eh, delle concessioni mh, per quanto riguarda gli slot, cioè il, i viaggi dell'aereo, non è che domani mattina non si sveglia e ha la rotta, bisogna stare attenti e eh, non metterle nel mercato e dei che la compagnia che teoricamente va a sostituire l'Italia ne traga beneficio, perché è facile perdere le rotte. Ah beh, certamente, eh, certo. Eh, forse in un momento così è il momento migliore. Io sono in Commissione Trasporti da un po' di mesi, ho chiesto e sono stato anche accontentato, perciò devo ringraziarvi. Ecco, questo è un altro... Uh, sì, un altro eh. passo importante, no? Sì, che è io in questo 2021. da quando sono in Parlamento ah. eh, siedo in commissione agricoltura. Poi ho fatto richiesta per motivi che poi ne parleremo, che ormai sono sulla bocca di tutti, che per quanto riguarda l'alta velocità padova Bologna, l'idrovia e, e altri lavori che vorrei che a Roma ne tenessero in considerazione e li mettessero dentro ai famosi investimenti del, dei next generation mi sono fatto spostare, io ringrazio il partito che mi ha dato questa possibilità, perché non è che sia semplice spostarsi, e mi ha dato anche la possibilità di diventare membro della commissione ehm, trasporti, poste e telecomunicazioni. È un'enorme soddisfazione perché è una commissione importante, molto importante. Dico la verità, l'agricoltura non la frequento più o in maniera molto sporadica, però dopo otto anni di agricoltura insomma, un po i, 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 le cose da trattare sono sempre quelle, perciò sono sempre in agricoltura. Io ho il rapporto continuo con le organizzazioni di categoria, con le associazioni di categoria. Per, per portare avanti le istanze, perché ho anche la possibilità di votare in quella commissione, però eh, mi dedico in maniera totale alla commissione dei trasporti perché eh, vorrei che eh, nel nostro territorio venisse completata questa famosa idrovia per riuscire a scolmare, a mettere in sicurezza idraulica tutto il nostro territorio, che ripeto, parte da Vicenza, Padova e terraferma veneziana. Più se. Eh, tutte le attività, tutti i sistemi, diciamo così, le logistiche e gli interporti e tutto quello che è connesso, capiscono o si va a valutare che potrebbe essere ancora una, come posso chiamare, un, un lavoro, cioè un... Una via, una, questa via d'acqua potrebbe dare una, una forte mano alla nostra economia, sono convinto che si possa continuare con... Allora tra poco il parleremo dell dello stato di questi progetti, anche di quali sono gli obiettivi che vogliono andare a raggiungere, però eh, volevo parlarle e chiedere alcune così, eh, il suo punto di vista su quello che è il decreto Sostegni BIS, perché sono tante le iniziative Beh, che questo governo ha intrapreso bis, e sono eh, 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 un decretto, molto importanti. Sì, allora allora, dobbiamo pensare che sui 40 miliardi in maniera diretta vengono dati 17-18 miliardi alle imprese, eh, poi eh, c'è circa quasi eh, altri milioni che vengono dati al sistema eh, del, delle funivie, purtroppo. Stiamo parlando del fondo montagna che era già stato finanziato con 700 milioni, ci sono altri 100-150 milioni. Poi ben, verranno dati eh, dei soldi a fondo perduto, poi eh, verranno dati dei soldi sempre per il discorso per combattere il Covid, cioè per l'igienizzazione, per i nuovi sistemi. Anche qua eh, sto cercando di portare avanti, di, di caldeggiare che il Ministero della Salute... Eh, porti avanti dei progetti che esistono già. Ci sono delle tecnologie mh, nel mondo, inventate per, in primis dalla NASA, mm. che vanno a sanificare l'aria, vanno a sanificare l'ambiente. Non costano tanto, queste, queste eh, tecnologie possono essere messe dentro anche nelle canali di aer aerazione, eh, nei, nei vari ospedali, eh, ma nei centri commerciali, insomma, dappertutto, e ci darebbe, non dico la certezza, ma sicuramente andrebbe ad abbattere qualsiasi tipo di batterio e di virus che eh, circola. Eh, dovete considerare che la NASA sono 20-30 anni che lo utilizza, perché quando spediscono su una navicella spaziale con 5-6 persone devono vivere mesi, insomma. Sapete benissimo che tutti quanti vanno al bagno, tutti si lavano, tutti quanti hanno le sue cose e devono vivere in questi piccoli spazi. Se non li mantengono purificati hanno, avrebbero dei grossi problemi. Provi a pensare solo uno che va su, magari con, con un po' di e diventa. Eh, certo, che... è certo. Beh, sicuramente, ma la sua proposta qual è? Quella la mia di... proposta è quella: ho fatto un'interrogazione, ho, ho anche caldeggiato, adesso ho mandato tutti i documenti che mi sono arrivati da varie associazioni di categoria per caldeggiare che eh, magari danno un contributo da parte dello Stato e ci sono i soldi perché i soldi ce ne sono, basta solo utilizzarli perché tante volte non vengono neanche utilizzati, per la possibilità che eh, andiamo sul, sul semplice, bar, ristoranti, alberghi possono comperarsi questo tipo di tecnologia, inserirlo dentro nei loro locali continuare a cominciare a lavorare con una certa sicurezza e con anche una certa... Ma lei dice diciamo, dando un credito d'imposta? No, no, ci sono, anche proprio, ci sono anche proprio dei soldi, proprio, ah. proprio de, eh, definiti, oppure un credito d'imposta, insomma, che è la cosa più semplice, il di imposta È perché il credito d'imposta è se qualcuno ha delle tasse da pagare, se non fa fatturato, non, fa, non ha guadagno. Certo, non no, beh, ma Però, sicuramente un fondo perduto non ci, è che fondo Ci dispiacere. sono, ah, c'erano, sì, c'erano addirittura, eh, sono partiti con 2 miliardi, poi un miliardo non è stato speso e 500 milioni sono stati spostati in un'altra partita, mi sembra di aver visto che ci sono ancora 500 milioni, sono tanti, eh. cioè, qui qua parliamo di milioni come fossero milioni di lire, ma sono 500, sono 500 milioni di euro. E, e, e questo darebbe una uh, continuità a questi locali di poter lavorare, perché oggi eh, dobbiamo dare la continuità, adesso stiamo aprendo, ma dobbiamo anche dare la, la sicurezza che abbiano la... Continuità. La continuità, certo, perché e se noi, no non facciamo niente. Cioè, se io ti faccio aprire il ristorante passeremo... per 4 mesi su 12 mesi. Eh, però effettivamente onorevole Caon, eh, insomma oggi eh, le, la notizia è che dalla prossima settimana verranno aperti i vaccini a tutte le categorie, probabilmente anche agli adolescenti, quindi c'è una corsa proprio al, al vaccino. Eh, però il Presidente Draghi ha anche detto attenzione perché ci sono sempre le varianti che minacciano il futuro e questo ovviamente... Eh, quando uno legge un titolo del genere fa paura, però è Ma la realtà. allora per fortuna, per fortuna dove ci sono state delle varianti fino adesso eh, i vaccini sono riusciti a, fare, a contenerli. Eh, speriamo che non ci siano varianti che ci vadano fuori da quella, da quella forchetta che il, che il, il vaccino riesce ad, a, a controbattere. Intanto combattiamo questo tipo, più che prima combattiamo questo tipo di, di, di virus, prima poi combattiamo certo, che esempio, la possibilità ci siano le varianti. Certo, eh. però io ieri ho parlato con un virologo, poi l'ho detto anche in trasmissione durante la serata di ieri, il quale diceva sì, ok, eh, diceva le stesse cose di Draghi. Allora io ho detto, beh, ma questi vaccini però funzionano anche contro le varianti, sì. Ma le varianti che sono attualmente presenti nel territorio, perché se ne potrebbero sviluppare delle altre. Quindi, eh, forse, magari non potrebbe viaggiare anche un binario parallelo di studio, dove magari in caso di emergenza potremmo essere pronti? Allora, appunto, per questo che io sto dicendo, se il vaccino non basta per ritornare a una quasi normalità, utilizziamo tutti i sistemi che la scienza ci dà la possibilità c'è la possibilità di mettere queste macchine per purificare l'aria per sanificare i locali utilizziamole è un costo bene lo stato se ne faccia carico di dare una mano a tutte queste attività di poter, di poterne usufruire di queste tecnologie ripeto uh, sono stato all'ospedale per anni fa e ho incontrato la club siella oltre ad essere un problema enorme per chi ce l'ha e per chi poi la puoi trasmettere il problema è che chi ti viene a curare intanto ti cura male. Perché? Perché si deve sempre vestire, per venire a fare un'iniezione, per, per venire a provare la pressione, si deve vestire, si deve bardare, si deve venire dentro per non trasferire la club ciela magari all'ammalato della stanza più in là. Che costo c'è? Allora, cerchiamo di utilizzare questi sistemi di, di andare a fare le pulizie dei canali. Delle, che abbiamo, che anche lì c'è molto da dire. E poi, e poi utilizziamo queste tecnologie che ci vanno a battere, ci sono, eh, dobbiamo solo diventare un po' più, eh, come posso dire, eh, più velti nell'apprendere nel che ci sono queste tecnologie utilizzarle, e utilizzarle, non stare qua a pensare a 550.000 altri, chiamiamoli... Eh, Pensieri che non servono a nulla, dobbiamo essere un popolo molto più serio, molto più sicuro delle azioni che si devono mettere in moto. Perché se ogni volta che noi dobbiamo mettere in moto qualcosa ci sono 50.000 ripensamenti, nel frattempo spendiamo un casino di soldi e, e moriamo con i ripensamenti. Eh cioè, certo. ci vuole io dico un piano, sempre che tra il, la, dire, tra il dire e il fare, la della tra il gestione, dire e fare, no? dicono c'è il detto c'è in mezzo il mare, no, eh, in Italia esiste un altro problema, c'è il mare. Tra il dire e il fare c'è il decidere. Qui non abbiamo politici, non abbiamo tecnici che ci supportano, che hanno il coraggio di decidere, perché poi la magistratura potrebbe indagare, dire che tu, insomma, ecco, qui invece servono un potere decisionale. Senza chi decide eh, un paese non si salva. Eh, per fortuna è arrivato Mario Draghi e ha cominciato a decidere, e spero che decida per altri due anni e spero per altri cinque anche, anche nel futuro, se è così. Beh, comunque, ho visto un sondaggio. Adesso non mi ricordo di chi, forse di Sky, di TG24, che insomma, eh, esprimeva un grande apprezzamento anche da parte dei cittadini. Quindi, insomma, sì, sì. dire che il consenso poteva essere. Era iniziato un po' così chiamiamolo in sordina, un po con, uh, perché? perché la gente era convinta che fosse il nuovo Mario Draghi. Eh, il nuovo Conte. Monti, Monti, Monti. Sì. Eh, ormai invece... ne abbiamo avuti talmente tanti che si sono <ride> seguiti e invece, invece siamo, siamo su un'altra lunghezza d'onda, insomma, ecco. per fortuna. Allora io voglio salutare anche tutte le persone che ci stanno seguendo attraverso Facebook, onorevole, sono molti collegati Bene, in diretta in questo momento, voglio ricordare anche le nostre repliche sul canale 73, allora live in diretta alle 19, replica all'1.30 della notte, alle 7 del mattino, alle 14.30 chiaramente del giorno dopo. Noi ci fermiamo per un minutino di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Gonfiamo i prezzi. All'Ipercop di Vigonza trovi tanti prodotti a prezzi ribassati. Per essere ogni giorno dalla tua parte. Pertile serramenti. Dal 1970 produce infissi in legno, legno alluminio e tratta finestre in PvC. Offre serramenti di altissima qualità che assicurano il massimo risparmio energetico, grazie anche all'installazione affidata a posatori certificati. Possibilità di accedere alle detrazioni fiscali o allo sconto in fattura del 50%. Vieni a conoscere i prodotti Pertile Serramenti presso lo showroom in via Nualese Nord 60 a Mellaredo di Pianiga, Venezia. O visita il nostro sito web www.pertileserramenti.it. Siamo stati in diretta con Punti di Vista, questa sera siamo in compagnia dell'onorevole Roberto Caon, deputato di Forza Italia, questa sera ha ricevuto anche le nostre congratulazioni, ma sicuramente ne ha ricevute tantissime. Io sono sicura che il suo telefono oggi ha suonato Difatti, e suonerà sì, Sta lampeggiando in continuazione. <ride> Nuovo membro della Commissione Bicamerale per le questioni regionali, quindi ne abbiamo parlato a inizio, a inizio puntata e... E, e quindi insomma un incarico importante, obiettivo di un federalismo vero, giusto? Beh, speriamo che eh, la mia nomina sicuramente <ride> non per dire però è un valore aggiunto che posso portare in commissione, sono sempre stato per l'autonomia e per il federalismo, ripeto come ho detto prima ringrazio tutta la squadra che ho sempre avuto vicino perché anche in momenti difficili della mia eh, attività politica mi sono rimasti fedeli. Eh, ho visto che lei ha nominato il ministro Gelmini. Sì, beh, ho chiuso, ma io ho tanti amici nel territorio che eh, va riconosciuto che il loro volontariato, perché più di qualche cena non ho mai pagato, eh, mi ha dato questa possibilità di arrivare fino a dove sono arrivato. Penso che questa nomina sia una nomina importantissima e che vada un po'... Eh, non dico al completamento della mia attività politica, però insomma eh, non avrei mai pensato di riuscire a sedere eh, nella commissione bicamerale per il, il federalismo e l'autonomia. Ecco, vedete, vedete che l'onorevole Caon si arrossano gli occhi, ma questa è l'emozione: l'emozione che abbiamo visto anche a inizio puntata, e io penso, onorevole Caon, che questo eh, sia molto bello, perché quando una persona fa politica come lei da tanti anni dovreste, dovrebbe essere Beh, Non è tanti anni, anni eh, perché qua cominciamo a darmi del vecchio, che ha tanti anni. Io no, non per fare. darle del vecchio. Eh. Io ho avuto una carriera politica fortun anche fortunata, ho avuto degli amici, ringrazio anche eh, l'amico, Maurizio Conte, che salutiamo, buonasera, ringrazio anche tutti quanti quelli che, che ho avuto durante questi anni di carriera eh, politica, perché ho cominciato a fare il consigliere comunale al mio paese qui a Vigonza nel 2007, nel 2007 poi nel 2013 sono diventato onorevole, sono diventato onorevole la seconda volta nel 2018, ho avuto purtroppo dei, dei, dei problemi eh, durante diciamo, questo tragitto politico e anche di salute in, importanti che mi hanno tenuto fuori dalla politica per circa due anni, però hanno dimostrato, trovato, hanno dimostrato tutta la sua grinta. Sì, ho trovato delle persone in forte Italia, mh, ripeto, dal ministro Brunetta all'avvocato Ghedini, a, adesso all'attuale eh, ministro Gelmini al capogruppo Ochiuto. Che eh, mi continuo a dare responsabilità, eh, perciò diciamo, sto vivendo un momento felice a, a livello politico. È eh, certo che eh, dobbiamo anche realizzare eh, tutto quanto quello che in questi anni ci abbiamo sempre eh, detto. Io penso che ci sia la possibilità, come dicevo prima con Mario Draghi, di riuscire a sviluppare questa autonomia. Che non è un'autonomia fiscale come può essere il Trentino Alto Adige o il Friuli Venezia e Giulia o la Valle d'Aosta o la Sardegna o la Sicilia, ma è un'autonomia, chiamiamola una devoluzione della spesa dove si più, ha più ampie manovre per far eh, girare l'economia e le grandi opere in maniera diversa. Spero anche che Mario Draghi eh, dia la possibilità al Veneto di, di, di portare a casa determinate opere con questi eh, recovery fund, PNRR, next generation, ognuno ci mette una parola nuova, alla fine sono dei soldi a debito per sviluppare eh, economia e futuro nel nostro paese, una parte e portare a casa quello che io mi sono prefissato, questa benedetta alta velocità Padova-Bologna, che è l'unica tratta di alta velocità che il, il treno non percorre, che sarebbe per noi un enorme diciamo, sviluppo economico, si parla che l'alta velocità porta dal 2,5 a 3 punti di PIL in più. Nel nostro territorio sicuramente svilupperebbe, ci sarebbe ecco, un moltiplicatore molto più alto. Ecco ampio. sicuramente, io vorrei però spiegare, eh, perché tante persone magari che, che ci seguono, magari non sono dentro l'ambito dell'economia, eccetera, quindi vorrei far capire proprio a casa. Eh, come aumenterebbe questo PIL, quali sarebbero i vantaggi in termini pratici? Beh, innanzitutto eh, diventiamo più concorrenziali derivati dal fatto che avere una linea dedicata all'alta velocità vuol dire che non c'è più traffico, c'è meno traffico nell'altra. Le nostre merci subirebbero meno problematiche di scambio. Dovete considerare che se un container non arriva alla talora a, a prendere la nave, la nave parte, il container sarà 14-15 giorni, chi sta attendendo la tua merce eh, sta, attende 14, 15, 20 giorni, magari l'ha già pagata. E, e dicono perché devo andare in Italia a comprare un qualcosa che poi pago e, e non mi arriva in tempo. Perché voi dite ma 14, 15 giorni non è niente. No, 14, 15 giorni il massimo nel campo della moda è importantissimo è perché oggi, oggi c'è il sole e vendo, e vendo le ciabatte, domani c'è il brutto tempo e vendo gli stivali. Eh, io mi ricordo che avevo un cliente un giorno che mi è arrivato, eh, pioveva. Eh, è arrivato in azienda, è venuto dentro. ha detto: Ho bisogno subito. Subito, sì, ho detto. Ah, entro mezzogiorno. E faccio: Ma insomma, questo è. Detto, cosa cioè, perché? Guarda, sta piovendo, io ho bisogno di tagliare le tele per comporre i parabris. Domani che viene fuori il sole, il parabris non me lo compra più nessuno. Dei scooter, Ve lo ricordo sempre. e Io ho dovuto stare là. La mattina alle 7, che eravamo arrivati, è arrivato alle 7 e mezza. E fino a l'una abbiamo fatto tutto un, uh, un tempo prolungato per riuscire a accontentare questo cliente. Che lui doveva andare a casa a tagliare le famose tele impermeabili che andavano a comporre i parabeti, Perché? Perché c'era la settimana della pioggia. Ecco, voi capite bene cosa vuol dire i tempi in economia. Certo, sicuramente questo è indispensabile, ma inoltre accorcia le distanze anche le distanze, per il turismo. Per per il magari... turismo adesso facciamo altri due passi. Io abito a Feltre, abito a Cornuda, abito a Belluno, abito a Conegliano, Vittorio Veneto. Se arrivo in ritardo perché la linea è congestionata e mi fa arrivare in ritardo, perdo la coincidenza, non riesco più a andare a casa. Perché l'ultimo treno magari utile che opera nella Conegliana. E devo, ho tre possibilità, come dicevo in, in tanti casi: mm. uno mi prendo un albergo a mestre, due prendo un taxi e a quel punto là non mi conviene più viaggiare in treno, tre mi faccio portare a casa da qualche parente da qualche amico, anzi mi faccio venire a prendere. Con tutti quanti i, i, diciamo così, i disturbi in essi e i connessi. Eh, è importante che ci siano. perché in Giappone fanno una causa se un treno arriva un minuto di ritardo, cioè qua eh, i 5 minuti sono non di normale, eh, fa parte del, del, del sistema, i 10 anche si comincia a ragionare di ritardo dai 20 in poi. Senta, in termini di... Anche di turismo, eh. Turismo turismo. Certo, anche perché... Bene. il Allora, io volevo farle un'altra domanda prima, poi ci agganciamo con questa seconda, perché in termini eh, di tempi io volevo chiedere come diminuirebbero i tragitti tipo una Padova Bologna quanto durerebbe Da circa 60-70 minuti che lo danno adesso si ridurrebbe a 30 minuti Caspita, quindi... anche 28-29 minuti. Eh, e questo poi ovviamente si traduce anche in un eh, minor eh, tempo per andare a Roma, per esempio. Certo, 25 minuti, ma eh, oltre ai tempi che poi diventano anche tempi certi, quello importante, ma anche un semplice pendolare che va giù a Roma risparmia circa più di un'ora non sembra mica ma un'ora eh no, fa sono la, differenza. la differenza, ma quello che tengo a sottolineare è che se noi riusciamo a decongestionare abbiamo una linea poi dedicata e questa linea dedicata la puoi utilizzare in maniera diversa, faccio che su 12-13 treni ad alta velocità che mi passano, uno lo faccio fermare nella fermata di Abano. Napoli dintorni, Roma è dintorni, Firenze dintorni, Bologna dintorni fanno una capienza di abitanti circa 10 milioni di abitanti. Se anche l'1% o il 0% lo convinco a fermarsi ad Avona e a fare qualche giorno di Ferry, io ho creato un coinvolgimento tale di prodotto interno loro che si muove in maniera diversa. Ma lo stesso anche cinese, giapponese che ci arriva giù. L'americano che, che, arriva, turismo, che arriva, a a Venezia, Venezia. arriva a Venezia deve poi fare Firenze, Roma e poi prendere l'aereo di nuovo. Eh, come posso dire, non possiamo continuare a far vedere che siamo un paese del terzo mondo. È eh, gente che conosce i servizi, conosce le innovazioni tecnologiche e noi non li possiamo. Tenere su una rotaia che è stata messa giù prima della seconda guerra mondiale. Certo, cambierebbe, cambierebbe veramente tante cose. Anche un discorso di lustro, eh. Cioè. eh sì, onorevole, poi io, ecco, pensi dove sono andata in questo momento con la mente? Mi sono ricordata quando è arrivato il primo pendolino, si ricorda? Ah sì, no, io non mi ricordo, avevo sempre sentito parlare. E comunque ci metteva 5 ore. Sì, 4 ore e mezza, però era già una rivoluzione quella mm. ecco, lì. La Quindi rivoluzione, io devo cose. dire che nessuno lo sa, la rivoluzione dell'alta velocità in Italia l'ha fatta Berlusconi. E neanche lui non se la ricordava più perché qualche mese fa, quando Berlusconi, prima del Covid, io avevo parlato dell'alta velocità, è, è intervenuto qualcuno e ha detto Presidente si ricorda che era... La", ecco, cioè, eh, sono state fatte delle cose che sono state messe in sordina ma in realtà se abbiamo l'alta velocità è proprio merito dei governi che, 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 che ha presieduto Berlusconi, questa è fase importante ma ripeto eh, abbiamo la città più conosciuta al mondo a 20 km da qua che è Senta, Venezia, ecco. eh, come facciamo a non servirla con l'alta velocità, cioè, eh, è quasi posso dire... Ma no, non solo un dispetto, no. ah, stiamo parlando del nord est eh, in quest'area dove si sviluppa questa rotaia di 120 km si sviluppa il 20% del PIL nazionale. Eh, cioè, ci spetta, non dico di diritto perché è, è sbagliato dire così però come viene fatta per andare giù in Calabria dove c'è un milione e abitanti è giusto farla anche, si va a servire in due regioni eh, Friuli Venezia e Giulia verso il discorso baltico poi eh, di 10 milioni di abitanti Ecco, Abbondanti. senta, per sviluppare questo progetto Per sviluppare questo progetto allora perché io fermo restando che noi abbiamo ospitato in questa trasmissione tantissimi sindaci del territorio che hanno appoggiato, avvallato questo... Sì, io ringrazio naturalmente tutti i sindaci che eh, mi hanno dato forza, sostegno. mi hanno dato sostegno con i loro consigli comunali perché ho chiesto che votassero un ordine del giorno in consiglio comunale per dare forza a questa richiesta al ministro Giovannini. E adesso io tra qualche settimana spero di incontrare qualche, qualche ministro di peso, e naturalmente Giovannini, per riuscire a far capire la bontà di questa. Di ultimare, perché poi sarebbe ultimare questa opera. E però se vado là che dove posso dire che tot consigli comunali di, di queste due aree geografiche, di queste che si chiama cioè il Nord Est, Friuli Venezia e Giulia, Veneto ed Emilia Romagna hanno votato. Viene a più peso la mia richiesta e anche perché sanno che se un comune vota, vuol dire che non, non ha grossi problemi eh, perché passa all'alta velocità. Sono dispiaciuto che abbiamo ancora dei comuni o che non gli interessa niente o per un, un problema, diciamo così, eh, nei miei confronti o nei confronti del partito che rappresento, ma che qui invece non ci sono partiti da, da rappresentare, non c'è una parte politica. Questo è un. È un lavoro, è una struttura che serve a tutta l'Italia eh, per dare sviluppo, eh, economia e futuro ai nostri figli. Dobbiamo cercare di stringere. Sono contento perché ho circa consigli comunali che hanno votato questo documento pari a circa 1.300.000 abitanti, non sono pochi. Dobbiamo considerare che in Vento siamo circa... 5 milioni meno un milione grosso modo della provincia di Verona, abbiamo 4 milioni di, 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 cioè abbiamo paesi che corrispondono a circa 4 milioni di abitanti che potrebbero votarlo. Più c'è il Friuli con un altro 1 ,2 milione e due, più c'è l'Emilia-Romagna in parte. Se io arrivassi ad avere consigli comunali eh, circa 2 milioni, eh, la cosa è già così abbastanza pesante. Però se io vado dal Ministro Giovani e gli dico, guarda, ministro, io ho un documento che tutti i consigli comunali hanno votato a favore dell'alta velocità che rappresentano circa 2 milioni di abitanti, per quanto tecnico uno sia, deve guardare il lato politico, vuol dire che c'è la volontà e la voglia in questi territori che arrivi quest'opera. Sì, qui... ma io adesso le faccio un'altra domanda, abbiamo sentito i pro, ma ci sono anche dei contro, perché un consiglio comunale dovrebbe dire di no a un'opera così importante? E... Per mille sfaccettature solo ed esclusivamente politiche, non riguardo tecniche o di sviluppo. E si sta facendo male al proprio territorio, alle proprie aziende, alle proprie famiglie, alle proprie scuole. Consideriamo un'altra cosa. Abbiamo le due università più storiche d'Italia. Una è Bologna, la prima, e la seconda è Padova. Non sono collegate dall'alta velocità. È abbiamo un bacino culturale forse invidiato a tutto il mondo su questi 120-150 km perché abbiamo la prima università d'Europa che è Bologna, la seconda università storica d'Italia che è eh, Padova. In mezzo abbiamo un'università emergente che è Ferrara. A fianco abbiamo Venezia con l'università Ca' e eh, e io dico un bacino culturale così, con una storia come può dare Venezia, Padova, Bologna, è unica al mondo. Perché non coinvolgere diciamo, la politica e portare a casa una struttura che potrebbe dare sviluppo e futuro, ripeto, ai nostri figli. Io non sono convinto che non andrò molto probabilmente a Roma con l'alta velocità Padova-Bologna, però dobbiamo guardare ai, ai prossime generazioni. Eh, questo, eh, un politico deve fare un, una politica non di, di, così, di guardare se domani c'è solo il pane, bene, serve anche il pane domani. Ma di lunga, eh, di lunga gittata, di lunga durata e capire dove portare il proprio territorio, dove vuole andare. Io sono convinto che quest'opera qua deve eh, essere tenuta in considerazione da qualsiasi tipo di governo, da qualsiasi tipo di colore di governo che si possa insediare a Roma. beh, Sicuramente insomma, un percorso, ma che secondo me insomma, avrà... Abbiamo tutte eh, le associazioni di categoria a favore, ah. si sono espresse col diretti, ne cito alcune e mi ne scuso con quelle che magari non ricordo. Abbiamo tutte le Camere che sono riuscito... A creare diciamo così una sinergia con le Camere di Commercio che le Camere di Commercio mai è successo che hanno firmato un documento tutte e cinque assieme eh, per richiedere l'alta velocità direttamente al governo. Certo ma insomma Ripeto, i vantaggi sono molteplici al di là... Confindustria, Confartigianato, eh, Confagricoltura, cioè tutte le associazioni di categoria eh, eh, mi dicono, eh, Interporti compresi, Pordenone, Padova, tutti sono, dicono ci serve una, ro una rotaia alternativa, attenzione, non un lavoretto da 200, 300, 400 milioni per rimodernare la linea, rimodernare la linea è come dire faccio un tacconsio sbrego, noi abbiamo bisogno di una linea dedicata via Monselice per eh, che si realizzi una grande opera, ripeto un'opera, che verrebbe a costare molto poco proporzionalmente a dove l'abbiamo fatta, perché sono 123 km tutti in pianura, non c'è forse qualcosina nei Colli Ugani, ma non abbiamo un'alta velocità che dobbiamo fare ponti tra monte e monte, e bucare il monte e poi uscire e fare un ponte per ribucarne un altro, come succede tra Bologna e eh, Firenze. Abbiamo un'alta velocità che si sviluppa, Tutte in pianura, perciò il costo di questa quest opera e questo, di questa struttura sarebbe molto, ma molto inferiore di quelli che siamo abituati a sostenere in questi anni. Senta, lei ci ha, spiegato, ci ha spiegato molto bene, ha fatto un po' di chiarezza, sicuramente tanti dei nostri telespettatori, anche di chi ci sta seguendo attraverso la rete, conoscono già, però insomma, tanti altri eh, li abbiamo delucidati sì, un po' a qualcuno di più. magari sembrerà che i discorsi siano sempre gli stessi, e me ne scuso, però c'è tantissima gente che eh, continua, non dico, a non sapere, un po' non è portato ad ascoltare e noi dobbiamo ripetere le stesse cose per, per decine di volte proprio per certo, fare quel, quel in parole quello. in parole molto semplici. Poi io dico sempre alle persone quando parlo di questo: perché tutti vedono il treno Freccia Rossa che fa comunque la tratta Padova Bologna. Allora io lo spiego e lo sottolineo sempre perché è importantissimo. È vero che c'è il treno Freccia Rossa che passa e che fa Padova Bologna, però. Le rotaie, i binari non sono adatti a sostenere l'alta velocità. velocità. E in più abbiamo un unico binario dove passano talmente tanti treni che è tutto congestionato. La congestion... Essere congestionato vuol dire creare ritardi. E anche se si va a rimodernare la linea, non è sufficiente in un posto così importante d'Italia perché Bologna eh, è, eh, è la, 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 la stazione più importante del sistema. Eh, Certo, ci sono anche un sacco no, di cose. No, scambi. perché c'è tutto il nord con il sud che si concentra a Bologna. Certo. E noi a Padova siamo, e Mestre, siamo il punto diciamo, nevralgico del sistema del Triveneto. Senta, onorevole, io vorrei chiudere con un po' di ottimismo, nel senso che dalla prossima settimana apriranno alle fasce anche degli altri cittadini e anche degli adolescenti la vaccinazione. Entreremo, se tutto rimane così, in zona bianca dal 7 di giugno, quindi ormai ci apprestiamo a vivere quella che è l'ultima settimana di zona gialla. Come vede questo futuro? Ma io, non so, futuro imminente? Eh? Essendo sempre stato un imprenditore sono sempre ottimista, anche mm. quando magari non si vede eh, bene diciamo così, il sole, però eh, dobbiamo farci carico e dire che sta per finire. Cioè, io dico sempre, la stagione ci sta dando sicuramente una mano come l'anno scorso, dall'altra parte stiamo arrivando con una, un tot di vaccini che eh, comincia a essere, fa, fare la differenza nella popolazione, Speriamo non ci siano queste varianti, così tanto varianti, cioè, che, che, però mh, dobbiamo guardare un po' più con ottimismo. Eh, siamo partiti e non sapevamo neanche cos'era, cioè abbiamo fatto la chiusa, è stata chiusa eh, completamente l'Italia, non sapevamo avevamo neanche il coraggio di andare a fare la spesa e poi alla volta ci stiamo abituando e adattando. Certo che i segni che ha creato questa pandemia eh, sono segni indelebili, eh, però con l'ottimismo e la voglia di fare sono convinto che si possa anche ripartire e anche ripartire meglio perché l'Europa ha capito che quei giochetti sul, sul sistema del bilancio non servono a nulla, basta una piccola pandemia e salta tutto. Allora cerchiamo di far vivere i popoli bene, cerchiamo di dargli la possibilità alla gente di, fare, eh, di emergere, di dare la meritocrazia di quello che, di quello che si aspettano, di quello che gli deve. Eh, io sono sempre convinto che un popolo mal pagato è sempre un popolo che non potrà mai avere futuro. Se noi creiamo la meritocrazia <coughs> e diamo soldi alla gente, eh, più, più potere di spesa il, il paese può ripartire. Eh, io mi ricordo gli anni Ottanta, c'era un potere di spesa eccezionale, c'era anche un po' più di svalutazione di adesso, però si stava bene tutti. Abbiamo anche creato debito, dobbiamo essere sinceri, anche debito cattivo. Eh, il debito, se invece è un debito buono, può solo dare eh, prosperità e futuro. Dobbiamo capire che eh, dobbiamo utilizzare i soldi per un debito buono, per il futuro, come dicevo prima. Utilizzare i soldi, scialacquarli, vuol dire solo far, crearsi dei problemi e non avere un futuro. Eh, io sono contro al sistema del del reddito di cittadinanza, io lo chiamo reddito di fanulanza, noi stiamo per aprire bar, ristoranti, sistema turistico e non c'è neanche il personale perché uno dice beh tenendo in considerazione che ho 150-200 euro di costo di eh, carburante per andare a lavoro dal 1.100-1.200 euro levo quelli, in grosso modo il mio reddito di cittadinanza da 8-900 euro alla fine mi conviene rimanere a casa e non andare a lavoro. E noi però non possiamo creare un popolo di fanulloni perché gli diamo i soldi così. Dobbiamo creare i presupposti che quel posto di lavoro invece di 1100 euro sia un posto di lavoro da 1800 euro. Ecco, come magari in certi altri posti d'Europa. Lo Stato deve dimagrire, deve dimagrire. Noi abbiamo ancora uno speso, una spesa statale troppo elevata. E con il federalismo solo così c'è il controllo della spesa. Quel discorso famoso se io ho la sanità che mi viene a costare 10 miliardi e grosso modo ho il numero di abitanti pari al tuo però tu me ne spendi 16 miliardi vuol dire che c'è qualcosa che non va magari dai anche servizi più scadenti dei miei che con 10 c'è qualcosa che non funziona allora nella prossima puntata <coughs> potremmo proprio partire da questo il federalismo affrontare... metterebbe proprio la concorrenzialità ah. delle regioni cioè il federalismo serve a creare concorrenza se io non, non ho un punto di riferimento per creare concorrenza eh, io sono sempre convinto che quello che sto pagando sia il giusto e che il servizio che mi diano sia quello che, che mi spetta. In realtà, non è sempre così. Eh, e questa, eh, il federalismo nasce per creare concorrenza. La concorrenza sviluppa modi e fare per fare meglio. Eh, poi, se la concorrenza è sleale e, e diventa un problema, diventa un problema per il sistema. Ma se la concorrenza è leale e fatta con determinate misure, con determinate regole serie per tutti, la concorrenza può creare le condizioni di rimettere in moto questo paese. Ripeto, è una riforma che eh, dovrà essere fatta. Me ne dispiace magari per qualcuno del sud che mi sta sentendo che pensa che sia contro di loro. In realtà io vado in ferie al sud da sempre e ho convinto tutti i miei amici che il federalismo serve più al sud che al nord, perché se vogliamo il controllo della spesa con con servizi migliori solo passando tramite un federalismo spinto, tipo, tipo quello Beh, che Beh, ma io tra, tra l'altro per il sud poi sono state previste delle misure veramente sud, importanti di poterlo realizzare. Eh, allora, eh, quando sento parlare del sud, io non è che eh, voglio così caricare il problema del sud, ma eh, vengono stanziati tantissimi soldi, il 60% di questi famosi ah. PNRR sono destinati al sud. Ma non è perché fanno il 60%, ma io, il mio problema è che vengano spesi bene. Per dare il famoso debito buono. Io voglio che in Italia venga fatto debito buono e non debito cattivo. Questa è la grande importanza, la grande sfida. Allora, ripartiremo da questi argomenti, perché sicuramente insomma, noi la inviteremo nuovamente in trasmissione, Grazie. magari tra una quindicina di giorni nel quando saremo in zona bianca. Guardi che non sono uno che va tanto in televisione, lo, lo sapete, eh, però. Vengo volentieri qua. Ecco. Bene, mi fa molto piacere, in effetti, quando abbiamo aperto il programma, io ho detto un volto amico dei nostri telespettatori. Io la ringrazio moltissimo, onorevole Roberto Caon, deputato di Forza Italia. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Eh, state molto attenti a quello che stiamo facendo perché io sono convinto che questi due anni. Saranno due anni veramente importanti per il futuro dell'Italia, non solo per noi ma per i figli e i figli dei nostri figli. Grazie a tutti voi, vi auguro un buon fine settimana, arrivederci a lunedì, sempre puntuali qui alle 19 live e poi con tutte le repliche. A presto.